Se non sbaglio, Sitchin ipotizza pure una cosa nelle sue traduzioni, cioè diceva che era diffusissimo la pratica della sodomia, no? E quindi praticamente ipotizza che la donna non conosceva proprio che cosa si diava a partorire, in effetti il dolore che l'Elohim gli avrebbe sentito da lì in futuro era proprio derivato da quello. Cioè, secondo lui praticamente Enki gli ha spiegato solamente come potevano riprodursi. Questo è. Esattamente, no, ma questa cosa qui è velatamente presente nella Bibbia. Cioè loro fanno il gruppo di maschi da qualche parte che non so qual è. Poi se abbiamo tempo vi racconto un po' di cose che mi raccontano genetisti, quelli accademici, per cui uno sta scrivendo un libro nel quale mi dedica gran parte di, poi ve lo racconto perché dicono cose, cioè la genetica attuale sta dicendo cose molto interessanti, ma molto. Allora, c'è scritto che loro fanno questo gruppo di Adam, maschi, poi si accorgono che gli animali non bastano agli Adam maschi. Quindi che cosa praticavano questi Adam maschi per lunghissimo tempo? Che vivevano da soli? E gli fanno la femmina. Tant'è che la condanna della sodomia è una condanna pesante, perché era evidentemente una rieducazione. Sì, sì. E magari praticavano con le caprette, no? Sì, ha ragione. La signora dice, così come esisteva la femmina dell'animale, esisteva la femmina dell'uomo. Non era dentro il Gan Eden, cioè loro nel loro centro di comando, cioè in questo giardino recintato e protetto che noi conosciamo come paradiso terrestre, perché così ci viene rappresentato, avevano portato solo il maschio. Quindi all'interno di quella zona assolutamente isolata da tutto il resto c'erano solo maschi e quindi lì non avevano femmine con cui praticare. Con ogni probabilità sì, perché è difficile pensare che avessero fatto uno o portato uno per fargli lavorare un territorio, quindi ne dovevano. Non so se preso o sì, preso o era a sua volta frutto di un ulteriore intervento che l'ha reso geneticamente più puro rispetto agli altri. Tant'è che quando Caino viene allontanato e dice chiunque mi incontrerà mi ucciderà, è evidente che lui è terrorizzato dall'idea di entrare in contatto con popolazioni decisamente più barbare di lui, perché se loro vivevano all'interno di quel territorio in una situazione assolutamente privilegiata, no? Facciamo un esempio proprio molto semplice, così ci capiamo. Esattamente, esattamente. Pensiamo, che so, agli Stati Uniti all'epoca dello schiavismo. C'erano gli schiavi usati nei campi e c'erano i neri che invece venivano portati a fare i maggiordomi o le mami. Questi qui ricevevano un'istruzione e un trattamento, tant'è che loro si adeguavano moltissimo a quella vita lì, che li rendeva totalmente diversi dagli altri che erano, come dire, considerati animali e trattati come animali. Cioè questi qui erano dal punto di vista culturale, eccetera, decisamente più elevati rispetto agli altri. Quindi è ipotizzabile che Caino sia stato terrorizzato dall'idea di finire in mezzo a quelli. Sarebbe un po' come se uno di noi oggi venisse preso con un elicottero, portato in Papua Nuova Guinea, dove ci sono più di 700 popolazioni che vivono ancora come al tempo del Neolitico, calato lì, cioè, ce la faremmo sotto tutti, perché intanto cioè, non è che sono molto teneri, tanto uno per il solo fatto che è diverso, per essere sicuri di non essere danneggiati lo ammazzano, no? Ecco, quindi Caino deve aver vissuto questo tipo di terrore, cioè finire in mezzo a dei barbari uscendo da una situazione assolutamente privilegiata. Il discorso del paradiso da che cosa deriva? Deriva dal fatto che Gan, comunque che in ebraico significa sostanza, poi è legato anche al verbo Ganan, che vuol dire anche che indica una situazione di particolare benessere. Ma Gan in sé significa giardino recintato e protetto. In iranico, giardino recintato e protetto si dice Pairi Daesa. Dal Pairi Daesa iranico deriva il paradeisos greco, che è un termine col quale Senofonte definiva e chiamava i giardini chiusi, recintati e protetti dei signori di Babilonia.
Dal paradeisus greco deriva il paradisum latino, da cui deriva il paradiso nostro, ma in realtà è un luogo recintato e protetto. Nel libro 8 dell'Odissea, mentre ci siamo, andiamo a braccio, si narra del naufragio di Ulisse sull'isola dei Feaci. Il re dei Feaci era Alcinoo. Nel nuovo libro metto molti di questi riferimenti qui. E tra l'altro una cosa che mi chiedo è come mai l'Antico Testamento è diventato un libro sacro e l'Iliade dell'Odissea no, visto che ci raccontano le stesse cose? Allora, Alcinoo era un discendente diretto di sangue, li chiama Omero Anchizteoi, cioè che vuol dire che erano legati da un legame di sangue ai cosiddetti dei, cioè a questi signori qui. Lui discendeva da Poseidone, il signore dell'acqua, che è il corrispettivo greco di Enki, sumero accadico, che era il signore dell'acqua. Questo Poseidone aveva dato a questo suo discendente una serie di cose, tra cui delle navi che viaggiavano senza Kubernetes, cioè senza timoniere, che conoscevano da sole la rotta, non si perdevano mai, non si guastavano mai e viaggiavano velocissime. Quelle navi però loro le dovevano usare solo per loro. Questo era uno dei doni. Ma ce n'era un altro. Alcinoo aveva un giardino recintato e protetto, all'interno del quale, come nel Gan biblico, si coltivava ogni specie di albero da frutto. Ma lì, ci dice Omero o chi per lui, che gli alberi da frutto producevano tutto l'anno, cioè, dice esplicitamente, producevano in tutte le stagioni, e mentre da un albero già si raccoglievano i frutti, sull'altro nascevano i fiori. E mentre da filari da uva raccolta da certi filari già si pigiava il vino, sugli altri si stavano formando i grappoli, cioè territori a produzione forzata continua. E questa roba qui non c'è soltanto nell'Odissea e nella Bibbia, ma ci sono anche in altri racconti. Il che ci fa venire in mente che probabilmente questi qui, ovunque andassero, applicavano le stesse tecniche. E ai loro diretti discendenti di sangue, conosciuti anche dalla Bibbia nel capitolo 6 della Genesi, davano ovviamente queste conoscenze. Quindi erano i loro discendenti diretti, come dire, individui particolarmente privilegiati, tra l'altro individui che esercitavano il potere, perché governavano sui popoli, essendo dei mezzosangue, cioè figli di loro. Difatti, nel capitolo 6 della Genesi c'è scritto che a un certo punto gli Elohim videro che le femmine Adam erano appetibili, si unirono sessualmente con loro, fecero dei figli che la Bibbia dice erano conosciuti come i Gibborim, che vuol dire uomini famosi, uomini conosciuti. La radice è simile a quella di Gever, c'è una vav in più, che indica il potere, la potenza. Quindi vuol dire questi mezzo sangue erano persone che esercitavano il potere. Un mezzo sangue famosissimo nei racconti, diciamo, sumero-accadici, poi babilonesi, è Gilgamesh. E se noi vediamo i racconti di tutti i grandi fondatori di civiltà, questi racconti che vengono considerati come miti o come favole, tutti erano figli di uno di loro o una di loro e un terrestre. Cioè, nel senso che questi, quando avevano dei figli, trasferivano a loro il potere, cosa che si fa ancora adesso, anche perché noi siamo uguali a loro e loro sono uguali a noi, esattamente come dice la Bibbia. Allora, qui abbiamo Adamo ed Eva in questo Gan Eden. Abbiamo Caino che viene cacciato fuori e che ha paura, cioè terrorizzato dall'idea di essere cacciato fuori, poi in realtà trova mogli, fa figli, eccetera, eccetera, eccetera. L'antropologia ci racconta che, l'antropologia è quella ufficiale, che a un certo punto sulla scena del Medio Oriente compare, senza una evoluzione apparente precisa, una civiltà già formata, che è quella sumera. E compare intorno al quarto millennio avanti Cristo. Hanno la scrittura, hanno le conoscenze, la
paleobotanica, quella ufficiale, ha trovato tutta una serie di elementi di sviluppo di piante, soprattutto dei cereali e dell'uva, espressamente nominata nella Bibbia con la vicenda di Noè, tutta una serie di salti evolutivi di queste piante che, dice la paleobotanica, non sono spiegabili in termini evoluzionistici normali. Cioè, come se qualcuno intervenisse o fosse intervenuto a migliorare costantemente questi prodotti per ovviamente ricavarne cibo. Allora abbiamo un gruppo, diciamo la famiglia, il clan tribale di Adamo ed Eva, che è un gruppo particolarmente istruito, un gruppo che ha ricevuto tutta una serie di conoscenze che spaziavano ovviamente in vari ambiti, basta leggere la genealogia di Caino per capire in quali ambiti spaziavano queste conoscenze che gli Elohim avevano dato a questi loro. Questi qui escono da una zona privilegiata e in quel territorio compare una civiltà già formata, che non ha evoluzione. Tra le tante stupidaggini che io dico da 3 anni, dico: e se questi qui fossero i capostipiti della civiltà sumera? Io l'ho buttata, poi il futuro poi dirà se era una stupidaggine oppure no, quando gli accademici vorranno dedicarci. È ovvio che bisogna accettare l'idea che Adamo ed Eva non sono i progenitori dell'umanità, ma questo appare abbastanza evidente. Allora, io dico che se noi mettiamo assieme i racconti biblici, facendo finta che siano veri, mettiamo assieme i racconti di altri popoli, Efesto nell'Iliade, bellissimo, libro 17. Efesto era quello di loro che si occupava della lavorazione dei metalli. Aveva un problema ad una gamba, quando camminava doveva farsi accompagnare da 2 ancelle. Dice l'Iliade che queste 2 ancelle avevano dentro il pensiero e la parola. Ora, nell'Iliade dell'Odissea si parla di decine di ancelle, ma di nessuna si dice questo, perché è ovvio che le ancelle hanno dentro il pensiero e la parola. Avevano la pelle come l'oro, l'apostrofo oro, quindi lucentezza metallica, e finisce la descrizione dicendo: erano in tutto simili a fanciulle vive. Che cavolo erano? Che bisogno aveva per quelle 2 ancelle di raccontare questa roba qui? Visto che di ancelle basta leggere la vicenda di Penelope a Ithaca, con tutte queste ancelle, decine di ancelle, di nessuna si dice questo. Invece di queste 2 si dice questo. Pelle metallica, avevano dentro il pensiero e la parola, normalità assoluta, in tutte simili a fanciulle vive. Non erano fanciulle vive. Efesto faceva dei tripodi ai quali applicava delle ruote, e questi tripodi, quando venivano usati da soli, andavano nel posto dove dovevano essere usati e da soli tornavano a immagazzinarsi. Questi signori qui, nell'Iliade e nell'Odissea, viaggiavano, così adesso oltre a tutti gli altri mi salteranno addosso anche i grecisti, i classicisti, ma tanto ormai 100-200 nemici in più o in meno non mi cambia più la vita. Questi qui viaggiavano, il corrispettivo di questi qui, viaggiavano su delle macchine che, dice nell'Odissea, in un attimo percorrevano la distanza che un uomo seduto su un monte vede guardando il mare, cioè chilometri e chilometri in un attimo. Dice che quando si fermavano alzavano una grande polvere, e non so chi ha studiato il liceo classico e ha letto le traduzioni della Calzecchi Onesti, che sono quelle più famose, più conosciute. Si dice che siccome questi erano carri celesti, la traduzione poetica è erano alto nitrenti. Il fatto è che in greco non c'è scritto alto nitrenti, c'è scritto che facevano rumore in alto. Allora, se facciamo finta che anche l'Iliade dell'Odissea contenga